Salve a tutti e benvenuti alla prima parte extra di Super Mario Galaxy, in questo caso Super Luigi Galaxy. Perché? Perché negli ultimi mesi, forse non mesi, da quanto è finito Galaxy? Mi sono dato da fare e come potete vedere in questo file ho preso tutte e 120 le stelle, anche con Luigi. E questo episodio sarà tutto dedicato a Luigi. Non so bene da dove iniziare. Vi dico già che il gioco non è molto diverso, anzi quasi per nulla. Quindi di per sé è solo un bonus finire il gioco anche con Luigi. Ci sarà un qualcosa in più che verrà sbloccato e questo sarà la fine dell'episodio perché andrò a battere Bowser. Il Bowser finale per la seconda volta con Luigi. Adesso con tutte 120 le stelle anche con lui. Una prima cosa che potete notare, è il fatto che scivola di più Luigi di Mario. Non ci sono moltissime differenze, ma nel gameplay a volte si notano. La cosa più importante credo è il fatto che salta, più in alto. E anche più in lungo, se non sbaglio, col suo salto in lungo. E questo rende alcune parti del gioco un po' più facili, se volete, perché potete saltare dei punti che prima con Mario dovevate fare in un altro modo. Non le conosco tutte queste scorciatoie, ma vabbè. E non penso molto altro. Forse corre un po' più in fretta Luigi. E va detto che anche se scivola tanto, finché è in movimento è completamente. È molto maneggevole Luigi. Cioè, quando si ferma, si scivola per mezz'ora, però altrimenti. Non credo che ci siano altre differenze. Nel personaggio in sé la rotazione è uguale. Non so se gira nel senso opposto. Boh, non saprei. Una delle prime differenze che si notano è qua quando parlate con Toad. C'è una lettera da parte della principessa Peach! Caro Mario, bla bla. Il destinatario è Mario? Luigi, diamoci da fare! Al messaggio c'è qualcosa legato! Funghi 1 a 20! Venne da 20 per qualche motivo. Nella modalità Luigi. Non so se è perché sottovalutano Luigi o roba del genere. O per il fatto che volete. Se state facendo la modalità Luigi, volete evitare il game over. Come vedete, ci sono due Luigi perché non hanno voluto sostituire Mario con Luigi. Suppongo perché Mario non parla e quindi non volevano farlo parlare. Comunque, cosa che dice? Oh, che stanchezza! Occupati tu delle superstelle che ancora mancano! Datti da fare, bla bla. E troverete anche lui insomma, nei livelli di Luigi, nei livelli dove dovete salvare Luigi, ci sarà anche. Ci sarà sempre il vostro clone, l'altro Luigi. Questo supporta la mia teoria dell'altro Mario, detta nei primi episodi del Let's Play. Comunque, un'altra cosa che è divergente, diversa. Una delle poche stelle diverse sono le stelle, le comete fantasma blu, sì, quelle blu, le gare contro Mario Cosmico, in questo caso Luigi Cosmico, sono più difficili e penso che saranno le uniche stelle che vi mostrerò, in questo caso, vabbè, saranno trasparenti perché l'ho già fatte, ma ho deciso di mostrarvele perché mi sembra giusto, insomma, visto che sono un po' più difficili. Vi mostrerò quelle. E poi la battaglia contro il Bowser finale. Ok, quindi let's go. Taglierò i fail perché voglio che sia una parte extra, non troppo lunga. Ok, la prima è qua nella Galassia Dolceape, la corsa fantasma al Regno Dolceape. Devo ringraziare chi mi ha dato quel consiglio per la partenza rapida, perché aiuta parecchio. Anche se non è necessario.
Come on. Voilà, questa non era tremendamente difficile, ma è anche la prima, quindi... Comunque se confrontate con l'altro episodio, dove sfido Mario Cosmico, si nota anche abbastanza che Luigi Cosmico è un po' più abile. Infatti vedete che all'inizio è stata parecchio tirata come stella. Comunque sotto con la prossima. Ok, la prossima è qui nel vulcano ghiacciato, Corsa Fantasma Regno Gelido. Questa mi ricorda abbastanza... pattinaggio. Ok, posso farcela. Solo questione di ricordarsi come si fa. Hello. Voilà, ok. Fortunatamente non fa mai il giro. Cioè, lui fa sempre il giro mentre io penso sempre di usare quella scorciatoia. Ok, questa è la seconda. Ce ne sono solo altre due. Una è qua, nella galassia Bosco Autunnale, Corsa Fantasma Bosco Autunnale. Ok. Let's do this. Questa com'era? Non è lunghissima, mi sembra. Vabbè, vedremo. Yeah, ok. Questo era un po' più difficile. Ma la più difficile credo che sia la quarta ed ultima. Quella nella galassia circuito oceanico, se non sbaglio. L'ho odiata abbastanza. È questa, Corsa Fantasma Circuito Oceanico. Vabbè, l'ho odiata anche con Mario, con Luigi ancora di più. Quella laggiù dietro al faro. Quella col guscio subacqueo. È mia! Yeah! Bam! Ok! E queste erano le quattro corse fantasma con Luigi. Probabilmente voi non avete notato chissà che differenza, ma vi garantisco che c'è.
Ok, e ora, se mi lasciate un attimo per prepararmi, andremo da Bowser finale un'ultima volta. Penso che taglierò direttamente tutto fino alla... andrò direttamente alla battaglia finale, perché il resto non ha molto senso. Eccoci qua, faccia a faccia. Che vuoi? Dove guardi? La principessa Peach è quassù. Cos'è, la quarta volta che faccio questa battaglia? Bowser. Sai com'è la storia, no? Io so anche com'è la tua storia. È un pochino più facile da battere con Luigi, trovo, perché Luigi può fare le rotazioni in scivolata meglio di Mario. Ciao Bowser, ti ricordi? Sono l'omino in verde. Player 2, mi chiamano. Ora basta, è arrivato il momento! Adesso attiverò lo stratagemma che mi farà diventare il re dell'universo! Stai a guardare! Déjà vu. Partendo da questa stella, io e Peach costruiremo un mega impero galattico che durerà 10.000 anni! Il mio impero si allargherà a ogni angolo dell'universo. Senti, Luigi, perché non fai il piacere di sparire? Così mi posso occupare dei miei progetti. Ra ra ra! Che Bowser, let's fight! Let's fight in love! Uppa! Whip! Oh. Fuck you! Ok. Shibabam! Zack! Penso di aver migliorato un po' il mio tempismo dall'ultima volta, eh? Ok, questa era un po' più facile, vero? Trovo la prima fase più difficile della seconda. Ah, gotcha. Spang! Oh, diavolo. Ok, appallati. E si haga. E... SBANG! Ultima fase. Luigi, dopo Luigi's Mansion hai una chance di fare fuori quello vero. Ouch. One dead coin. Salta ancora. Uoppa! M'ha colpito, credo, sì. Ok, salve Bowser. Come ci si sente? Zack! Bene, ok, mi ha colpito. Ma non succederà più.
ricordo che nella terza fase, quando devo dargli il colpo decisivo, diventa abbastanza malvagio. Perché interrompe la sua strategia se vengo colpito, giusto? No! Oh, che fortuna! Bye bye Bowser, quanto ci ho messo? Non molto, credo. Bye bye. Ora ci godiamo il finale di nuovo. Non saprei, se i crediti sono uguali li taglio fuori, probabilmente. Yeah, mega stella trasparente, che non vale niente. Yes. Posso riflettermici dentro, però. Get it. Jump. Avevo già appoggiato il nunchuck sul tavolo, quindi... Na 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 na. Pa pa pa. Yes. E questo dovrebbe segnare la fine di Super Luigi Galaxy, perlomeno. O la quasi fine. Perlomeno. Oh. Hey Peach. Zacchete. Yeah, Luigi! Mi piace che Luigi può prendere il posto di Mario così e a Peach non gliene frega niente. Chissà. Chissà Peach cosa fa alle spalle di Mario quando lui non c'è. Beh, questa parte è identica. Ma è tutto identico. È un 100% allungato molto artificialmente questo, ma oramai. Hey Bowser! What's up? Dai, è l'ultima volta che devo dartelo di santa ragione, almeno in questo gioco, quindi... Quindi... Don't be sad. Il mio universo, le mie galassie, non di nuovo! Scadush. No, io volevo un buco verde. Come on. It's the final countdown. Once again. Quante volte deve finire questo universo prima che i 100%isti siano soddisfatti? Beh, almeno 4. Oh, oh. La bocca di Luigi. Yes, favillotti. Mi spiace se non sono solenne come la prima volta, ma oramai dopo 3 volte che si vede lo stesso finale, in poco tempo può perdere un po' del suo impatto. Yes. E l'intero universo diventò una gigantesca faccia di Luigi. The end. È sorto un piccolo pianeta. Un giorno sarà una nuova galassia.
Quando i pianeti esauriscono la loro energia vitale, si frantumano. Quei frammenti a loro volta si uniscono per dare vita ad un altro pianeta. Ma il nuovo pianeta non è identico al precedente. Guarda! Farfalla, ci rincontriamo. The Butterfly Effect. Questo mondo è più verde. Luigi likes it. E alla fine si scopre che in questo universo Mario non esiste. E Luigi è un figlio unico e un eroe. Cosa sceglierà Luigi? Tornare indietro a salvare suo fratello o rimanere un eroe forever? Pensaci su Luigi. La seconda! Ho detto pensaci. La seconda! Luigi, come on. La nuova vita verrà tramandato il ricordo delle Astro Schegge, anche a voi. Bam! Super Luigi Galaxy! It's over! È finito! Ok, guardo le prime tre immagini, se è uguale, skippiamo al finale. Ok? Sembra tale quale, eh? Sì, è tale quale. Ok, ci vediamo alla fine dei crediti. Vabbè, non li lascio andare, li taglio. Thank you for playing my game. You're welcome, Luigi, but it's not really your game. La galassia gran finale è ora accessibile. Bam! Ok. Bene, ragazzi e ragazze. Vi ringrazio per aver guardato questa parte extra dedicata a Super Luigi Galaxy. Ci vediamo la prossima volta per la Galassia Gran Finale e quella dopo per il vero, per l'ultima parte extra. Grazie mille di tutto e alla prossima.